Ho il piacere di essere ospite di Leonardo Chiariglione, che oltre a essere il padre degli standard MP3 ed MPEG, è anche un imprenditore che da anni lavora attorno alle progettazioni e allo sviluppo di applicazioni, protocolli e piattaforme legate appunto al video e ai contenuti musicali. L'azienda di cui è proprietario e titolare presidente si chiama WinLabs ed è ospitata proprio qua all'interno dell'incubatore del Politecnico di Torino, l'I3P. Oggi mi sono incontrato con lui perché ci sono alcune novità che sono emerse in questo ultimo mese durante gli incontri del Digital Media Project a Ginevra, di cui lui è presidente. Esattamente che cos'è il Digital Media Project? Il Digital Media Project è un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a Ginevra, che ha per obiettivo fornire la risposta a quello che io chiamo alla mancanza della seconda metà della rivoluzione digitale, e cioè strumenti che consentano a chi crea e a chi distribuisce la possibilità di essere remunerati del proprio lavoro. Ecco, l'organizzazione è nata circa 9 anni fa, ha sviluppato delle specifiche molto, molto interessanti, e recentemente ha anche sviluppato del software di valore commerciale, che è accessibile in modo gratuito ai membri del Digital Media Project. Quanti sono i membri? I membri sono una trentina di aziende da tutto il mondo, mm-hmm. Che hanno contribuito allo sviluppo di questo software. Quindi tutto il mondo vuol dire sia Estremo Oriente, sì, che Stati Uniti, Stati Sud America, Unite, Estremo Oriente, Africa anche? Africa no, ancora. Beh, c'è il Sudafrica che sta prendendo la rincorsa, ma l'Africa non è ancora. Quindi non siamo ancora completamente globalizzati su questo. Non siamo interamente globalizzati. L'Australia c'è, anche l'America del Sud non è ancora interamente integrata. Sì, abbiamo ancora della strada da fare sulla certo. globalizzazione della tecnologia e degli standard. Certo. Anche perché stiamo parlando di televisione con questo standard, che è esattamente l'Open Connected TV, giusto? Open Connected TV certamente si occupa di televisione, come il nome dice, ma in realtà il suo ambito è più vasto e riguarda tutta quell'integrazione fra contenuti che sono unicast, cioè contenuti che arrivano da un punto centrale e che coprono molti, molti utenti, molti riceventi, ma anche contenuti che sono interattivi, nel senso che possono essere richiesti da un ricevitore particolare verso la sorgente. Quindi stiamo parlando di tutti questi fenomeni che vanno sotto il nome di multi-screen, second screen, eccetera, quindi dove il canale principale è e rimarrà probabilmente per molto tempo il canale televisivo, ma che per poter essere completamente sfruttato richiede di avere un canale interattivo aggiuntivo mediante il quale si possa accedere a dell'informazione aggiuntiva. Ecco, quindi è uno standard che si propone di coprire questo ambito tecnologico. Ed è uno standard questo che, come storicamente è successo per l'MP3 e l'MPEG, potrebbe entrare decisamente in quello che è
per me la guerra che si sta combattendo sul fronte della televisione innovativa, sia come device che come utilizzo da come parte dei produttori. Ecco, la risposta è certamente sì, siamo agli inizi, quindi al momento io affermo soltanto quelle che sono dei piani, delle visioni, degli obiettivi, però certamente come è successo con l'MP3, in cui una tecnologia era disponibile in modalità aperta e ha abilitato la nascita di industrie nuove, nello stesso modo questo nuovo standard si propone esattamente di mettere d'accordo mediante la scelta di una piattaforma comune e quindi non particolarmente che non favorisce particolarmente un attore piuttosto che un altro, in modo tale che si possa formare un mercato nuovo, un mercato più equilibrato, come si dice, proprio perché non ci sono più queste barriere che esistono, la smart TV di un produttore che non è compatibile con la smart TV di un altro protettore, per cui chi deve sviluppare applicazioni per questi ambienti diversi ogni volta deve mettersi sviluppo per uno, sviluppo per un altro, per cui alla fine rimangono economicamente attivi ed economicamente validi solo le aziende che hanno dimensioni tali da potersi permettere questa serie parallela di sviluppi. Ecco, questo. Quindi è quello che potrebbe portare all'interno del mercato è una, chiamiamola così, democratizzazione dello standard adottato, portando sicuramente più innovazione ma anche più accesso allo sviluppo. Portando più innovazione, dando maggiori possibilità a maggiori attori di svolgere un ruolo e, non dimentichiamo, dando soddisfazione anche a chi si limita anche solo a consumare questi prodotti, perché non si trova di fronte a uno schermo nero perché dice questo formato non lo capisco. Ecco, questo è l'obiettivo finale che ci proponiamo. Quindi magari l'Africa potrebbe inserirsi in questo contesto proprio perché non è legato poi a dei brevetti, Il discorso dei brevetti è un discorso delicato, se ne possiamo parlare. Certo. Il fatto che ci siano degli standard e delle specifiche non significa necessariamente che non ci siano brevetti, anche perché il mondo è di coloro che vedono più lontano e che fanno investimenti in tecnologia e in invenzioni che poi brevettano. Quindi questa è la realtà delle cose e quindi non possiamo chiedere a questi signori che in qualche modo hanno fatto avanzare la frontiera della tecnologia di dire grazie che l'avete fatto, però adesso i vostri brevetti sono proprietà di tutti. D'altra parte i brevetti, se compaiono in standard aperti, non possono essere sfruttati in modo, per esempio, discriminatorio dal detentore di brevetti. Questo non è tollerato. Devono esistere delle clausole che si chiamano FRAND, dove FRAND sta per FEA, reasonable and non discriminatory. Ecco, questi sono gli standard che noi perseguiamo, perché altrimenti sviluppare standard che non richiedono del tutto dei brevetti è un obiettivo molto ambizioso e il risultato potrebbe non essere così efficiente o così performante come gli standard che invece questi vincoli non hanno. Certo. Mi dicevi che l'annuncio che avete fatto di questo nuovo protocollo tende anche a aumentare il numero di persone che possono essere coinvolte in questo progetto.
Sì, assolutamente sì. E lo strumento che abbiamo scelto è quello di sviluppare del codice, che è un'implementazione di questo stato, un'implementazione non completa, perché diciamo, le possibilità di questo standard sono vastissime, ma è un'implementazione di riferimento interessante, in modo tale che coloro che sono membri del Digital Media Project possono avere accesso al codice sorgente di questa implementazione ed utilizzare questo codice anche per prodotti commerciali. Quindi con una soglia d'ingresso molto bassa, perché le quote di associazione annuali sono decisamente basse, un'azienda ha la possibilità di accedere a del codice che è assolutamente di alto valore anche commerciale, Sì, oltre che essere un'implementazione di uno standard che, come ho detto, si propone degli obiettivi molto ambiziosi e chiaramente in linea con quelli che sono i trend di mercato. Certo, e funziona come l'open source, nel senso che ci sono chi sviluppa il codice all'interno di questa convenzione, mette a disposizione di tutti quello che ha sviluppato. Allora, questo è stato il nostro punto di partenza, Sì. ma in realtà non ha funzionato. Non ha funzionato perché, beh, c'è poco da fare. Se uno vuole adottare la filosofia dell'open source, deve credere a questa filosofia. E le aziende tendono a credere alla filosofia dell'open source quando possono usarlo e dire grazie, adesso me lo prendo. Ecco, quindi questo non ha funzionato. Il modello che abbiamo utilizzato in questo caso è stato quello di utilizzare le quote di associazione delle aziende e chiedere ad un'azienda di realizzare queste specifiche. Quindi quello che noi pensiamo di fare è di avere nuovi soci che, pagando le loro quote di adesione, possono finanziare ulteriori sviluppi di questo codice, che alla fine diventerà un codice molto, molto vasto, molto importante e che può essere usato praticamente per implementare qualsiasi caso Sì, d'uso. quindi sono delle quote di risorse di sviluppo praticamente. Quindi sono formalmente delle quote di associazione. In tutte le associazioni Sì, c'è una certo. quota di partecipazione, quindi sono per questo scopo, però in realtà poi man mano che se ce n'è una quantità successiva si apre un bando, si fa un bando, dice queste sono le specifiche, adesso tu sviluppami questo, e naturalmente parecchie aziende partecipano, noi scegliamo la migliore e anche, diciamo, oltre alla migliore, anche quella che per i prezzi interessanti secondo Certo. le tipiche procedure dei Del bandi. mercato, certo.